Parte da questa settimana su Stato Quotidiano la rubrica Affari di Stato. Ci accompagnerà in questa nuova rubrica il dottor Michele Latorre, neopresidente della cooperativa sociale Santa Chiara di Manfredonia. L'affare di questa settimana è quello del referendum. Oggi è il 13 giugno, infatti si andrà alle urne per esprimere il proprio voto e usufruire dell'importanza di questo mezzo di democrazia diretta, qual è appunto quello del referendum. Cominciamo a parlarne ricordando che fra i punti principali c'è quello dell'acqua pubblica, dell'energia nucleare e del legittimo impedimento. Allora, dottor Latorre, partiamo proprio dal primo quesito, la possibilità di poter privatizzare l'acqua pubblica, dunque il passaggio di gestione degli acquedotti del settore pubblico a quello del privato o misto. Buonasera. Allora, l'affare di questa settimana è un affare, penso, di Stato, non solo quotidiano, ma di Stato nazionale, in quanto sono in ballo i diritti di tutti i cittadini italiani. L'acqua pubblica è il bene principale, un bene, se vogliamo, anche divino. Negli ultimi tempi ci sono delle lobby di potere, oltre che politiche, che ci vogliono privare del nostro bene principale, la nostra prima fonte di vita. Il quesito dell'acqua pubblica è un quesito importantissimo. C'è da dire che ultimamente se ne è parlato molto. In alcune zone, anche straniere, quindi estere, come per esempio in Francia, l'acqua è stata privatizzata qualche anno fa. Molti politici portano ad esempio quello della Francia per sostenere e giustificare la tesi, quindi, dell'importanza e della priorità della privatizzazione dell'acqua in Italia. Come al solito i nostri politici arrivano sempre in ritardo, perché forse non sanno, i cittadini non sanno, che anche in Francia l'acqua da privata sta diventando pubblica, la stanno ripubblicizzando. Si leggeva qualche giorno fa sul giornale che proprio il presidente della Nestlé, Brabeck, parlava dell'acqua come del petrolio. Lui sostiene che gestire l'acqua è come gestire il petrolio. Questo che significa? Significa che a breve, se il referendum dell'acqua non passa e verrà privatizzata dal nostro Stato, quindi dall'Italia, noi rischieremo di vedere la nostra acqua privatizzata e quotata in borsa. Quotata in borsa come il petrolio. Significa che se aumenta la domanda, come aumenta la domanda perché tutti hanno bisogno di acqua, il prezzo dell'acqua salirà e noi, per mettere l'acqua alle nostre tavole o per farle scorrere nei nostri rubinetti, pagheremo l'acqua a peso d'oro. E questo è una vergogna e uno scandalo che colpirà tutti noi cittadini. Ho sentito anche in passato, su qualche testata televisiva, che alcuni politici, sia di destra che di sinistra, mascherano questo affare dell'acqua dicendo che l'acqua è il bene di tutti, l'acqua è pubblica, però la gestione, e mascherano questo gap, quindi truccano questa loro posizione politica con la parola gestione. Dice l'acqua è e rimarrà pubblica, però ci vorranno dei privati specializzati che dovranno gestirla per poterla valorizzare e distribuirla al meglio. Niente di più sbagliato, perché dare il monopolio, il regime di monopolio a qualche privato, qualche impresa, la gestione dell'acqua, significa dequalificare il servizio e aggravare di costi tutti i cittadini, a vantaggio sempre soltanto di pochi, se non di uno, cioè solo di pochissime aziende che lucreranno milioni e milioni di euro. Questo perché? Facciamo un esempio, l'Enel. L'Enel è tra le società esclusive di energia elettrica. Quando una persona vuole installare nella propria abitazione un impianto elettrico, deve andare per forza dall'Enel. L'Enel, essendo monopolista o oligopolista, si può permettere il lusso di far aspettare il cittadino, quindi il consumatore, tanto tempo, aggravandolo di costi, quando la cosa più opportuna sarebbe che, se ci fosse un mercato, una libera concorrenza, il cittadino potrebbe rivolgersi all'Enel, ma potrebbe rivolgersi anche a Pinco Pallino per dire: chi mi fa pagare meno e chi mi rende servizio nel minor tempo e con migliore qualità, io scelgo lui. Questo è il regime di libera concorrenza.
Gestire l'acqua che significa? Un privato che in forma monopolista gestisce l'acqua non ha interesse a curare la pulizia delle tubature, l'aggiornamento dei servizi di sicurezza e dei titoli di qualità della gestione del servizio, perché tanto è monopolista, quindi non c'è nessuno che gli fa concorrenza. Perché lui dovrebbe migliorare il servizio se è l'unico a fornirlo? Di conseguenza potrà alzare il prezzo, nessuno gli potrà dire niente, poi darà le solite mazzette ai politici e tutto andrà a rotoli come sta andando a rotoli nell'ultimo periodo. Ricordando naturalmente che il secondo quesito fra quelli del referendum del 12 e 13 giugno è proprio quello della determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione al capitale investito, dunque ricordando che il referendum sarà di tipo abrogativo, ovvero ogni cittadino potrà con la sua preferenza andare a abrogare la legge esistente o in meno col contrario, è importante invece fissare il terzo quesito del referendum del 12 e 13 giugno, fa riferimento all'energia nucleare, dunque andando a abrogare con il sì si va a stabilire, non si consente la costruzione di centrali elettriche nel territorio italiano. Allora, anche per quanto riguarda il nucleare, la stessa cosa, bisognerebbe andare a votare sì, i cittadini dovrebbero andare a votare sì, sì all'abrogazione della legge che vuole riproporre il nucleare. Forse i cittadini italiani non sanno che il nucleare è già stato abolito con un precedente referendum, solo che i nostri politici sono abituati a non seguire quello che il popolo vuole, ma pensano che loro siano i responsi, gli oracoli del sapere, della giustizia e possano decidere del futuro e della salute dei cittadini solamente perché loro sono stati eletti con un sistema elettorale balordo al Parlamento. Il nucleare attualmente è una delle forme di energia che sì, può essere un'energia dal punto di vista del risparmio molto interessante, però bisogna sempre mettere sulla bilancia le due cose. Se per avere energia a prezzi bassi bisogna rischiare la tragedia che è successa a Chernobyl tanti anni fa e a Fukushima in Giappone pochissimo tempo fa, io credo che il gioco non valga la candela. Ma c'è da dire un'altra cosa, forse i cittadini non sanno che l'Inghilterra qualche anno fa ha provato a vendere all'asta le proprie centrali nucleari, fece una gara ad asta, una gara pubblica, fissando un prezzo X. Alla prima seduta non si è presentato nessuna azienda internazionale, nessuna multinazionale, nessuno Stato. Hanno fatto una nuova seduta dove hanno abbassato il prezzo, però magicamente non si è presentato nessuno. Allora che cosa hanno ben pensato di fare? Dice, ora le regaliamo e ce le togliamo davanti. Anche nella terza seduta, guarda caso, non si è presentato nessuno. Perché? Perché anche a prenderle gratis queste centrali nucleari è antieconomico prenderle, rimodernarle e farle funzionare, sia da un punto di vista proprio economico-finanziario, sia da un punto di vista prettamente, diciamo, dal punto di vista ambientale, della qualità e della salute. Cioè ormai tutti sanno che è un business in degrado, di serie B, ormai le energie rinnovabili sono quelle che vanno per la maggiore, tutti i maggiori stati lo stanno capendo, anche la Francia e la Svizzera, perché molti cittadini dicono ma tanto ce le abbiamo in Francia, ce le abbiamo in Svizzera, ce le abbiamo attorno a tutta l'Italia, perché non metterla anche in Italia? Voglio vedere se i cittadini di Manfredonia come potrebbero vivere sapendo che una prossima centrale nucleare la metteranno non a Milano o a Varese, ma a Termoli, cioè a pochissime decine di chilometri dal proprio centro abitato. Il nucleare è una battaglia da sconfiggere definitivamente e questo io spero che noi tutti cittadini lo capiamo. Ultimo quesito quando riguarda il referendum, quello forse con più rilevanza politica, naturalmente fa riferimento al legittimo impedimento, ovvero l'abrogazione delle norme della legge del 7 aprile 2010 numero 51 e che dà la possibilità in materia di legittimo impedimento per il Presidente del Consiglio dei Ministri, dunque Silvio Berlusconi, a comparire in udienza penale. Legittimo impedimento è la cosa più ridicola che si possa sentire ultimamente. Ci hanno provato prima con il lodo Alfano, prima ancora con il lodo Schifani. Adesso li hanno mascherati questi due lodi, che poi già chiamarli lodi fa ridere, perché il lodo è un accordo tra le parti,
loro non si sono accordati con nessuno, hanno fatto un decreto legge, l'hanno chiamato lodo. Il decreto legge è una legge, un decreto, un'ordinanza se vogliamo, che viene fatta per i casi straordinari di necessità ed urgenza, per dei motivi abbastanza precisi. Invece loro l'hanno fatto per salvare sostanzialmente il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, da accuse ignobili che nessun Presidente delle civiltà, delle democrazie europee si è mai macchiato. Adesso hanno mascherato il decreto Alfano, che è diverso dal lodo Alfano, quindi è ancora prima il lodo Schifani, chiamandolo legittimo impedimento. Hanno capito che la Corte Costituzionale, che anche se è fatta di vecchi nababbi con gli ermellini, però il cervello lo fanno girare ancora, hanno capito che la Corte Costituzionale boccia di volta in volta, appena gli viene presentato, una legge così balorda e così ineguale. Perché ricordiamo, noi abbiamo un articolo 3 della Costituzione che dice che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di condizioni sociali, di opinioni politiche e religiose. Ultimamente il nostro Presidente del Consiglio si sente al di sopra della Costituzione e al di sopra dei cittadini. Cosa hanno fatto? Hanno detto che il Presidente del Consiglio, se deve andare ad inaugurare la Fiera delle Castagne, può evitare di andare a presentarsi a un processo che lo vede accusato, ad esempio, per sfruttamento della prostituzione, o per false fatture, o per evasione fiscale, o addirittura si pensa che sia indagato per dei complotti tra Stato e mafia, tra mafia e politica. Questo è assolutamente vergognoso per una città come l'Italia. E anche per questo motivo è bene che noi tutti cittadini ci carichiamo di questo fardello e cominciamo a capire che se non prendiamo noi in mano le redini del nostro futuro, non lo prenderanno sicuramente i nostri politici. Terminiamo questa prima puntata di Affari di Stato rivolgendo al dottor Michele Latorre. Non possiamo non far riferimento invece ai ballottaggi. In Capitanata si è parlato di presunti inciuci fra PD e parti avverse, come PDL, di una difficoltà tra PD e SEL trovare degli accordi, ma parliamo esattamente della Capitanata. A livello nazionale, i due casi, diciamo, simboli dei ballottaggi sono quelli che oppongono Pisania a Moratti a Milano. Recente è stata l'aggressione anche di un extracomunitario sostenitore di Pisania. A Napoli invece abbiamo Lettieri e De Magistris. Allora, proprio brevemente, perché alla fine, dopo aver parlato di questi tre temi importantissimi, il problema della politica e dei ballottaggi in città importanti come Napoli e Milano può essere un problema, diciamo, chiamiamolo anche di serie B, però ci aiuta a capire che il vento sta cambiando. L'effetto Pisapia a Milano è un effetto meraviglioso, secondo il mio modestissimo punto di vista, perché vede una persona sostenuta dal popolo, è nata dal basso, che sta sconfiggendo un titano che è la Moratti, parente del petroliere Moratti, è sostenuta da Silvio Berlusconi, che oltre ad essere il Presidente del Consiglio è il rappresentante di tutte le lobby tra le più potenti non solo d'Italia ma d'Europa e anche del mondo. Pisapia è l'uomo del popolo e il popolo sta finalmente cambiando. Sentire che in una città come Milano, dove il capitalismo è la regola numero uno, vedere un sindaco non solamente di centro-sinistra, ma addirittura espressione del SEL, che potrebbe essere vista come un partito di estrema sinistra, ma che in realtà è una sinistra molto progressista, significa che veramente il vento sta cambiando. E Milano, come è successo nei moti del 48, secondo me sta prefigurando una bella e grande rivoluzione che penso che tutta l'Italia accoglierà con grande entusiasmo. Per quanto riguarda invece Napoli, lì l'effetto De Magistris è ancora più travolgente, perché qui non ci sono dei partiti, i soliti politici e i soliti giochi di palazzo a sostenere questo ex magistrato, ma è il popolo e soprattutto l'effetto entusiasmante è quello dell'enormità del voto disgiunto. Addirittura persone che hanno votato, consiglieri comunali del centrodestra e del PD, hanno dato il voto al consigliere comunale e il voto disgiunto al sindaco De Magistris. Persone di estrema destra, persone di estrema sinistra, persone moderate, cattoliche, hanno scelto come sindaco questo ex magistrato che si è distinto per la lotta alla mala politica e per la lotta alla mafia.
Questo è qualcosa di grandioso, significa che veramente il vento sta cambiando e noi tutti, anche qui da Manfredonia, tifiamo per loro. Certo, mi viene spontanea questa domanda aggiuntiva. A parlo di popolo, facendo riferimento al voto disgiunto, diciamo, in questa possiamo anche fare riferimento a Manfredonia, a quanto è successo nelle scorse amministrative fra sindaco e quando è successo invece in regione. Come lo spiega? L'effetto delle personalità. Il discorso è questo, noi dobbiamo cominciare a capire che bisogna abbandonare le ideologie. L'ideologia, lo spirito dell'ideologia è un concetto ormai superato. Negli anni 30, negli anni 40, negli anni 50, ma anche qualche decennio più là, si catalogavano le persone: tu sei di destra e tu sei di sinistra. Se voti a sinistra sei comunista, se voti a destra sei fascista. Quando il peggior fascista può essere equiparato a un comunista e il comunista più incallito è il peggior fascista. Quindi intendiamoci, fossilizzarci sulle ideologie ora come ora, per noi giovani e per tutti quelli che hanno bisogno di crescere, di trovare lavoro e di vivere una vita migliore, è necessario, è obbligatorio abbandonare le ideologie. Quelli che parlano sono i fatti e le persone. Una persona può essere di destra, può essere anche berlusconiana. Un esempio è a San Giovanni Rotondo, io ho un caro amico, Antonio Longo, è una persona in gamba, molto in gamba, è candidato con la lista di Berlusconi, io non condivido le idee di Berlusconi, eppure se io fossi stato di San Giovanni Rotondo avrei votato Antonio Longo, e viceversa, sono le persone e quello che dicono e i fatti che fanno che dovranno fare la differenza, e io credo che ultimamente il popolo sta cominciando a capire questo. D'accordo, allora ringraziamo il dottor Michele La Torre, il nuovo presidente della cooperativa sociale Santa Chiara di Manfredonia, che ci ha accompagnato in questa prima puntata della rubrica Affari di Stato. Buonasera, relazione. Buonasera.